Salve amici inconsolabili di Meltdown Television, io sono Noce e sono qui per deliziarvi con la mia presenza. Questo è l'Adige in piena, insomma dai, ho visto di peggio, non è proprio una piena catastrofica ma non c'è neanche poca acqua. Questo filmato è uno dei nostri ormai famosi, celebri in tutto il mondo, in tutto il globo terracqueo, Live Report. Purtroppo molti dei nostri amici hanno già dato forfè, Ariane e Cobra perché abitano ad alta quota, da loro ha nevicato ed è un po' difficoltoso scendere. Altri nostri amici, dovete sapere che domani c'è il Metal Tergelen e quindi bisogna alzarsi presto, camminare e mangiare. Quindi molti metalheads hanno già dato forfè in anticipo perché 2 giorni consecutivi di spaccaggio nucleare sono troppi. Noi che siamo fra i più vecchi, se non i più vecchi, invece ci facciamo 2 giorni di spaccaggio consecutivi. Non è vero, Tania? Yeah! Ben detto carissimo Noce, ci spaccheremo talmente tanto che tu stasera guiderai e non berrai. E anch'io avevo in programma di non bere chissà quanto. Ma lo spaccaggio non è solo alcolico, c'è anche spaccaggio perché è stressante andare a letto tardi e poi svegliarsi la mattina presto per fare Tergelen. Non lo facciamo tutti i giorni per lavorare, no. Vero? No, infatti. Ok, allora... Insomma, cos'è che facciamo stasera? Sì, allora, c'è questo concerto, per l'appunto, che di cui vedete la locandina qua a fianco. Che si tiene, credo, in un cinema, un teatro, qualcosa del genere. Vabbè, in ogni caso, come potete vedere dalla locandina, forse non so se riuscite a decifrare i loghi. In ogni caso, suoneranno i Wilt, o Wilt, non so la pronuncia, comunque una death metal band dalla Germania, e poi un trittico di band nostrane, locali, qui dell'Alto Adige. Ovvero, non so l'ordine, vi devo dire la verità, quindi vado a caso, vado un po' a sentimento. Ovvero i Virial, una technical death metal band da Vipiteno, gli Organic, che, dei quali abbiamo già parlato in un video loro dedicato riguardo al loro ultimo disco un paio di anni fa, e anche loro autori di un death metal non tecnico però, ma molto Swedish, e poi gli Ontpork, una band meranese dedita anch'essa a un death metal svedese però di stampo più Gothenburg sound, mentre gli Organic suonano un death metal svedese più vicino ai Dismember. Gli Ontpork suonano un death metal melodico più vicino al Gothenburg style, alla Dark Tranquility, primi In Flames, primi At the Gates. Onestamente non li ho mai visti, non li abbiamo mai visti dal vivo gli Ontpork, a differenza dei Virial e degli Organic, che comunque vi consigliamo perché sono band molto brave e molto valide, cioè molto valide sia tecnicamente che musicalmente. Però gli Ontpork hanno avuto delle buone critiche anche su siti nazionali, quindi se vi capita dateci un ascolto, insomma ci sono anche un paio di videoclip in rete. Chiaramente non possiamo parlare di nulla di estremamente originale, ma cose vecchie fatte bene, insomma secondo la tradizione. Come fare quelle vecchie ricette della nonna, ma fatte bene, fatte con gusto. Ok, naturalmente come è già successo per il precedente Live Report, intervisteremo volti notissimi della scena metal internazionale. Voi non avete idea. Se riusciremo a raggiungerli ovviamente, perché queste celebrità sono anche molto riservate. Sono un po'... A volte mi scoccia andare a bussare negli hotel a 5 stelle per avere un'intervista. Vedremo come andrà a finire. Voi capite bene, no? Di cosa sì. Stiamo parlando, certo. Ok, va bene, allora ci vedremo dopo con un paio di qualche estratto video. Come sempre, e poi una valutazione finale che non sappiamo se avverrà già oggi oppure domani o un altro giorno. Comunque in ogni caso faremo anche una valutazione post concerto. Va bene? Va bene. Grazie. Ah, ricordati che dobbiamo andare a prendere Bosnia. Dobbiamo anche andare a prendere Bosnia, il nostro amico Rob Heiss. Quindi vedremo se magari anche Rob Heiss ci lascerà una testimonianza del suo giudizio sul concerto. Va bene? Va bene. Saluta come si deve. Siamo noi, no? Sì, quello col demonio in copertina. Ah, no, no, tu sei dicembre, no, dicembre. Allora, no, non lo so. Chissà, scusa, stavo pensando a un altro che non è a modo, che era però mi ricordo la locandina. E gli altri sono... Ragazzi!
Sì, è un teatro, quindi si sta seduti e composti, mi raccomando. Come Noce. Oh, che bravo figlio. È buio, non si vede, però mi assicuro che Noce è qui seduto, bello composto. E adesso iniziano gli Ontborg, che io credevo suonassero per ultimi e invece suonano per primi. Yeah.
Scarsissima, anzi direi affluenza sotto palco, ma probabilmente la gente fuori non ha sentito che hanno iniziato. Comunque dovrebbero suonare un death metal molto classico, canonico, almeno stando a quello che proclamano di essere, e niente, sentiamoceli. Die. The best is born.
Allora ragazzi, stanno per iniziare gli Organic, ovvero l'ultima band. E che dire, no niente, gli Organic oggi festeggeranno i 10 anni di attività e quindi sono qui per festeggiare con un set esclusivo, un concerto commemorativo. E nulla, gli Organic suonano un death metal svedese, molto molto svedese. Questo è Noce. Ciao Noce! Ciao! E niente, adesso vi accompagneremo dal principio. We'll be right back.
abbiamo dormito pochissimo, l'età avanza, siamo stanchi, ma il metal non si ferma. Oggi siamo chiamati di nuovo al dovere. Non mi sono neanche lavato i denti. Perché stiamo andando al Metal Tergelen, un grande raduno pieno di gente simpatica e mangione e bevitrice, ma soprattutto abbiamo deciso di dire il live report adesso, finché il concerto è ancora fresco e vivo nelle nostre memorie. Infatti abbiamo dormito forse 2 ore e poi ci siamo messi in marcia. Allora, scusate il traffico, ma la stazione dei treni è vicina, abbiamo un sacco di cose da dire. Innanzitutto chiediamo scusa, ma veramente di cuore, perché ieri siamo scappati via un po' furtivamente. Insomma, le ore da dormire erano poche, se ci fossimo fermati a salutare tutti sarebbe stato un problema e veramente non saremmo più venuti a casa. Comunque grazie a tutti della compagnia e delle chiacchiere che abbiamo fatto. Non mi piace far nomi perché non mi piace neanche escludere, però è stata veramente una bella serata. Grazie a tutti, a quelli che hanno suonato, a quelli che non hanno suonato e a quelli con cui abbiamo scambiato 4 chiacchiere. Allora, iniziamo col dire che il posto non c'ero mai stato. Il concerto si è svolto a Bressanone. Cos'era, un vecchio cinema? Sì, un vecchio teatro. Sì. Credo cinema. Sì, l'architettura mi sembrava quella di un cinema più che di un teatro. Anche il nome, Astra. Ah, sì, esatto. Un vecchio del cinema. Esatto. So che hanno organizzato in passato altre edizioni di questa roba. Sì. Però non erano, sì. Forse non sono state pubblicizzate bene, perché io non ho mai saputo niente. No. Non mi è piaciuta la scelta, però io non posso fare i conti in tasca agli altri. Gli organizzatori probabilmente avevano a disposizione un posto grande, sapevano di non poterlo riempire facendo solo metal. E infatti non l'hanno fatto. E infatti non l'hanno fatto perché al piano di sotto c'era una festa techno, mentre al piano di sopra, nel vecchio cinema vero e proprio, c'era il concerto death metal. Insomma, quando sono arrivato lì e l'ho saputo, forse avrei anche potuto vincerlo dalla locandina. Però quando sono arrivato lì e l'ho saputo, insomma, non ero molto entusiasta. Però alla fine il pubblico della musica techno si è fatto i cazzi suoi. Erano anche boci, gente molto giovane, ecco. Sì, sì. Di certo non rompicoglioni, anche perché comunque l'età media ai concerti metal si alza sempre di più. Mentre l'età media delle musiche commerciali si abbassa, poiché i giovani possono uscire di casa sempre prima, a un'età sempre più giovane. Quindi avevamo praticamente l'asilo e il ricovero nello stesso edificio. Ecco, ma veniamo al sodo. Abbiamo detto che il locale era carino, anche l'acustica era buona, l'ho trovata buona, sì. Beh, se non è buona in un cinema l'acustica, non so proprio dove potrebbe esserlo. Ok, partiamo con i gruppi che hanno suonato. Si trattava di una serata a tema death metal. E derivati. Insomma, Tania, sono state delle sorprese, perché l'ordine prestabilito è stato stravolto. Ma io non so neanche se alla fine ci fosse un ordine, perché dalla locandina si capiva una cosa, però più di una persona ha smentito l'ordine presente sulla locandina. Quindi alla fine per primi hanno suonato gli Onthor, poi i Virial, i Wilt e per ultimi gli Organic, che festeggiavano il 10° anno della loro fondazione. Partiamo col primo gruppo. Gli Onthor. Sì. Sono una realtà su tirolese. Sì. Metà degli Onthor è una costola di un'altra band più famosa, cioè esatto. I Greivore, sì. Che a me non piacciono. Infatti pensavo che non mi piacessero neanche gli Onthor, perché sono nati da una costola dei Greivore, pensavo che non mi piacessero. No, non c'entrano niente. Invece non c'entrano niente. Mi sono piaciuti, il sound era senza dubbio svedese. A me così al primo acchito mi hanno ricordato gli In Flames. Tania poi ha aggiunto Ipocrisy, sì, ci sta a pieno. Anzi, verso la fine più andava avanti la setlist e meno sentivo gli In Flames e sempre più l'Ipocrisy. Si sono ipocriticizzati. Sì. Un nostro amico ha citato gli Amon Amarth. Io non lo so perché non li conosco bene, gli Amon Amarth, ma può essere perché siamo sempre in Svezia. Comunque sound di chiara matrice svedese, ovviamente la variante melodica, non la variante old school. Bello, mi è piaciuto, diciamo che non mi è proprio rimasto impresso. Non mi rimarrà nella memoria il concerto per 30 anni, ma sì, ci sta, ecco, se suonano in giro
torno a vederli volentieri. Poi magari vedendoli due o tre volte dal vivo, visto che non mi sono dispiaciuti, magari l'interesse può anche crescere. Non lo escludo. Tu Tania, che dici? Sì, uguale. Per me hanno fatto un concerto molto di esperienza, nel senso che si vede che sono una band che, pur avendo inciso solamente due dischi in studio, ha dalla sua una certa dose di esperienza, quindi sa comporre delle canzoni efficaci, belle, nulla di originale, ma fatto bene. Mi hai detto che sono stati anche incensati da parte della critica. Beh, incensati, sì, adesso incensati è un termine un po' forte, ma sì, sicuramente hanno ricevuto delle belle parole, anche da parte di siti nazionali, metal.it, Metal Italia. Sono stati, diciamo, promossi a livello globale. Ok. Poi passiamo alla seconda band. Sì. Passiamo ai Virial. Virial li abbiamo già visti altre volte, sono anche loro locali, sono di Vipiteno. Ah no, in realtà non sono tutti di Vipiteno, perché sono una parte di Vipiteno e una parte austriaci, comunque, vabbè, della zona. Virial suonano un technical death metal, non troppo però inaccessibile. Sì, è vero, è vero. Non troppo. È vero. Hanno la giusta dose di tecnica e inaccessibilità e dissonanza, tali che si fanno ascoltare. Diciamo molto che bene. Prendono anche il death metal ad ampio spettro. Hanno momenti tipicamente brutal death metal. Sì. E altri momenti più cadenzati. Hanno dei momenti in cui la melodia viene centellinata e altri momenti in cui c'è una buona dose di melodia, soprattutto nelle parti soliste. Il chitarrista solista è molto molto bravo, ha un tocco fusion, probabilmente ha anche studiato la musica in quella direzione. E mi sono piaciuti veramente molto i suoi assoli, nonostante il jazz fusion non sia proprio il mio genere. Comunque, bravi Virial, hanno una padronanza tecnica e teorica sicuramente superiore alla media, ecco, rispetto alla media dei gruppi death metal. Hanno una marcia in più. Sì. Ce ne eravamo già accorti io e Tania la prima volta che li vedemmo, anche se il posto e l'acustica non erano un granché, era un locale un po' strano che non rendeva assolutamente giustizia a Virial. Una cantina. Sì, però già lì ci rendemmo conto che era una band sopra la media, ecco. Il cantante ha una voce che sembra veramente un gorilla con un tumore alla gola. Senza sforzarsi neanche troppo. Io non so dove trova quella voce, no. Che è anche abbastanza magrolino, ecco, non è il classico bestione. Non è Fisher dei Cannibal Corpse, no. Che lo vedi salire sul palco con questo collo da maciste. Insomma, no, no. Lì... Thomas è anche una persona longilinea, ecco, quindi non so proprio dove tiri fuori quella voce. Poi, beh, tecnicamente non mi sento di elogiare l'uno rispetto all'altro, tutti e quattro veramente bravissimi. Se avete l'occasione, date un ascolto ai Virial, soprattutto se vi piace la musica tecnica, l'aspetto proprio più tecnico e del death metal, date un ascolto, perché secondo me sono molto molto validi. Mi hanno ricordato in certi punti una vecchia death metal band olandese, ma non so, penso più che si tratti di una coincidenza, ma mi hanno ricordato alcune cose dei Gorefest. Forse mi lascio influenzare perché anche il cantante dei Gorefest aveva i capelli biondi e lunghi e suonava spesso in canottiera. Però in certi passaggi, soprattutto quelli più cadenzati, mi hanno ricordato delle cadenze dei Gorefest di metà periodo. Io credo che però loro si rifacciano anche leggermente. Sicuramente sono fan dei Vader. Ah sì, sì, sì. Si rifacciano anche a loro e probabilmente ad altre band che, io devo essere sincera, nemmeno i Vader posso dire di conoscerli bene. No, neanch'io. Non abbiamo neanche un disco, io ho sempre solo ascoltati un po' di qua, un po' di là, quindi mi baso anche sul fatto che abbiano fatto una cover dei Vader e quindi si ispirino anche in parte a loro per questo motivo. Bene, passiamo allora, ai tedeschi. Ai Wilt dalla Baviera, che erano un po' il gruppo sorpresa, nel senso che io credo che nessuno li conoscesse. No. Ecco, no. Anche perché la Baviera, comunque la Germania in generale, pullula di talmente tanti gruppi che anche un gruppo buono, come i Wilt, passano un po' sotto traccia. È difficile spiccare, ecco. Sì, è molto difficile. Sì, sì. Però come si sono comportati? Ma allora, birichini,
Beh, il genere proposto sicuramente è un HM2 death metal svedese. HM2? Sì, il pedale HM2 death metal svedese come sound. Ok, HM2 in quel senso. Sì, però più orientato verso i ritmi lenti cadenzati. Raramente hanno premuto il pedale del gas. Ecco, erano molto cadenzati, birichini, perché all'inizio non mi sono piaciuti tanto. Mi ero quasi un po' annoiato, infatti me li sono visti da seduto. Però la seconda metà del loro concerto è stata molto molto meglio. Sembra quasi che abbiano riservato le canzoni migliori alla fine, perché a me le canzoni che hanno suonato all'inizio, nonostante il genere, tutte abbastanza distinguibili perché i suoni erano buoni, le prime canzoni non mi hanno preso. No, erano invece un po' piatte. Sì, poi hanno iniziato a inanellare una serie di canzoni, dei riff e dei groove veramente fighi, e mi sono piaciuti. Però sì, se fosse andato via dopo tre canzoni, avevo quasi la tentazione, se non ci fossero state le panche, perché era un cinema, probabilmente sarei andato al bar a fare due chiacchiere fuori dopo due o tre canzoni. Sono rimasto dentro solo perché ero comodo e seduto, e alla fine però sono stato contento di essere rimasto dentro, perché poi le canzoni eseguite sul finale mi sono piaciute veramente tanto. Non mi è piaciuta l'attitudine di uno dei due chitarristi che ballava, non, un po' sculettava. Sì, sculettava apposta e faceva dei balletti, dei passi strani di danza, non lo so, non è proprio l'attitudine che mi piace ad un concerto death metal. Però non lo so, un nostro amico, il Chiusano, sono piaciuti tanto tutte le canzoni, anche quelle che noi ritenevamo mediocri, quindi se vi capita, se vi piace il sound svedese old school, date un ascolto anche a questi Wild, non so come pronunciare, credo. A te sono piaciuti? Uguale a te, devo dire, anche a me la prima parte mi stava un po' annoiando, la guardicchiavo sonnecchiando, diciamo, poi invece sul finale si sono appunto risvegliati, con almeno a parer nostro, i pezzi con più groovy e più accattivanti. Quindi bene. Sì, beh, dai, a volte ci sono gruppi che iniziano i concerti con il botto, sparano le cartucce buone tutte all'inizio e poi scemano via via, e invece loro hanno fatto il contrario. Va bene, comunque promossi anche loro, dai. Ok, veniamo al piatto forte. Beh, il piatto forte dipende dai gusti, insomma. Al piatto normale. Voglio mettere gli organi sopra le altre band, perché diciamo che bene o male siamo sempre su, non solo sullo stesso macro genere di riferimento, ma siamo anche sullo stesso livello un po' di notorietà, ecco. Sì, però per me erano il piatto forte, perché comunque sono la band che mi piace di più. Ok. Quindi per me erano il piatto forte. Ok, beh, erano le headliner comunque. Sì, sì. Il concerto è stato organizzato da loro, quindi bravi, Organic. E così, come detto, per l'occasione del festeggiamento del decennale dalla loro fondazione. Sì, per chi non li conoscesse, gli Organic suonano old school Swedish death metal, quindi è inutile che vi dica che suono sia. Insomma, lo potete dedurre anche guardando il loro logo. Però hanno, e non solo per l'attitudine del cantante, ma anche nel sound, hanno qualcosa di core. Diciamo che in molti punti fanno un Swedish death metal, però con qualche influenza punk hardcore dentro, come del resto avevano anche i primi Entombed del primo disco. Anche loro comunque avevano quell'influenza, perché ricordiamoci che gli Entombed venivano dal punk hardcore, non nacquero come band metal. Sì. Lo divennero poi estremizzando il loro sound punk e incorporando elementi metal. Ecco, sì, gli Organic forse si rifanno proprio al primissimo periodo, agli albori dell'old school Swedish death metal, quindi è inevitabile che abbiano dentro anche un po' di punk sound nel loro death metal. Comunque stiamo parlando, ecco, di quel sound lì. Come valuti la loro esibizione di ieri? Allora, si può dire che, meno male, anche gli Organic siano una garanzia. Mi piace il fatto che badino molto anche all'impatto, a un certo tipo di attitudine, e non solo all'esecuzione perfetta della musica, anche perché non suonano una musica particolarmente tecnica. Sia chiaro, non sto dicendo che suonino male, tutt'altro, però ci tengono anche a
esibirsi dal punto di vista attitudinale. Ma il cantante è una furia. Sì, Maxi, il cantante, tanto giovincello, tanto carino, ma è veramente sul palco, spacca tutto. Sì, nel senso letterale. Sì. Cioè, dopo 30 secondi che era sul palco, il palco era già un porcile. Era già un porcile. Cioè, era riuscito a rovesciare tutte le birre che erano sul palco, riempire il palco di sputi, merda, piscio, catarro, non si capiva più un cazzo. C'erano liquame che correva anche sugli effetti e sulle pedaliere, esatto, dei chitarristi, da un momento all'altro, un controcircuito. Per fortuna, cioè, avevamo con noi Bosnia, che è elettricista, e quindi in caso di cortocircuito sarebbe sicuramente intervenuto. Sì, certo, per salvare tutti noi. Assolutamente. Ecco, qualche altra annotazione sugli organic? Se cercate un po' nel nostro, se siete curiosi, e cercate un po' sul nostro canale, troverete anche una recensione, lo avevo già detto nella presentazione del video, una recensione su il disco degli Organic, When Graves Abound, uscito 2 anni fa, se vi interessa. Questa piccola, leggera attitudine punk degli Organic non è solo nel sound, ma è merito anche del cantante, di Maxi, che comunque sul palco mi ricorda un po' Gigi Allin. È un mini Gigi Allin, è un mini Allin. Mini Allin, sì. Un futuro radioso davanti a sé, quindi. Sì, comunque, bene. Allora, diciamo una cosa. Da un punto di vista oggettivo, la band più valida secondo me sono stati Virial. Sì, può essere. Oggettivamente devo dire che sia come preparazione, che come sound, che come canzoni, i Virial sono stati una spanna sopra tutte le altre band. Però come genere musicale e come altre cose preferisco la musica degli Organic. È più vicino a quello che ascolto io di solito. Musica d'impatto, come direbbe, sì, Mike Buongiorno. Esatto. Quindi a me, non oggettivamente ma soggettivamente, sono piaciuti di più gli Organic. Va bene. Peccato che da dove ero io, una delle due chitarre non si sentiva. No, è vero. La chitarra di Benny io l'ho sentita pochissimo. È vero, si sentiva un po'. E anche quando Benny eseguiva gli assoli non è arrivato niente, o quasi, no. Vedevo le dita che si muovevano. Uguale. E non usciva un cazzo. E non sentivo l'assolo. Sì. Peccato, perché alla fine è stato un sound castrato. Sì. Tu a un certo punto ti sei spostata dalla parte, sì, sinistra, e sei andata sulla parte destra del palco. Sì, sì. Da lì si sentiva, no, tutto. No, mi sono spostata a sinistra. Ah, sì. Alla nostra, okay, sinistra. Ok, hai cambiato lato. Da lì si sentiva tutto? C'era sempre un problema di una delle due chitarre? Sai che non ci ho fatto molto caso, anche perché ho fatto il video da quella prospettiva lì, proprio per poi dire, ok, mi riguardo il video e vedo se questa manchevolezza si sente. Ok. Quindi, riguardiamoci il video, va, eventualmente. Ecco, telefono. Volete ascoltare la telefonata in diretta? Dipende con chi. Non conosco, ma chi telefona di sabato sicuramente vuol rompere le palle. Senza dubbio. Ok. Ecco. Va bene, allora, bene. Qui complimenti, siamo di agli nuovo. Sgoccioli, siamo, sì, agli sgoccioli, perché non ho più memoria nel telefono. Va bene, per comunque registrare. Un plauso a coloro, non so se è un trend nuovo o è una cosa che non si ripeterà più, ma c'era gente che ballava durante l'esecuzione degli Organic, ma ballava non nel senso che pogava, proprio danzava. Come se fosse. Briaghi, dai. Sì, danzavano come se fossero al gente ballo delle debuttanti. Ma sì, gente, sì, strafatta. Ah, ok. Liquidiamoli così, gente strafatta. Vabbè, a me è piaciuto comunque. A me no, è gente con la quale non, cioè, sinceramente, non mi piace neanche. Non nemmeno voglio di rivolgergli la parola. Però non loro per l'hanno fatto. Sì, non per maleducazione, ma perché non ce n'è. È gente con cui non puoi connettere, quindi. Se ne stiano nei loro balletti, e tanti saluti. Ecco. Ok, va bene. Allora noi andiamo a fare il nostro dovere adesso. Esatto, andiamo a fare il nostro dovere, prenderemo il trenino, poi un altro trenino, poi un autobussino, e poi finalmente arriveremo a destinazione, dove ci aspetterà una giornata molto, impegnativa. Molto impegnativa. Ok. Ecco, va bene. Grazie per averci seguito ancora una volta, e diteci cosa ne pensate.
questi nostri live reports sono interessanti, si fanno cagare. Se parliamo di band di cui non ne sbatte un cazzo nessuno, ma arriveranno anche live report un po' più, come posso dire, un po' più succosi, nel senso che senza nulla togliere alle band che hanno suonato ieri, si tratta comunque di band molto underground, per cui arriveranno anche live report di band un po' più grosse a livello di nome, va bene? Ok. È tutto tuo, eh? A me non mi hai neanche interpellato questa cosa, va bene, ciao! Ciao!